Andiamo avanti con il giornale, parliamo di sanità. La Toscana si riorganizza per ridurre le liste di attesa. Percorsi diversificati tra prime visite e controlli, campagne informative per evitare esami superflui e un uso efficiente dei macchinari. L'obiettivo è il taglio del 30-40% dei tempi. Sentiamo Antonella Morelli. Separare le prenotazioni per prime visite ed esami diagnostici da fare tramite il CUP da quelle successive di controllo che saranno fissate direttamente da medici e specialisti. Utilizzare un'unica piattaforma CUP in tutta la regione in modo da uniformare le procedure, responsabilizzare i cittadini ed invitarli a fare soltanto gli esami necessari. Sono alcune delle misure individuate dalla Regione Toscana per snellire le liste di attesa. E sono state presentate dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. Passaggio fondamentale dei cambiamenti annunciati è l'esclusione dal percorso ordinario di prenotazione delle visite attraverso il CUP di chi per determinate patologie come quelle oncologiche è già seguito dal sistema sanitario ed ha bisogno di esami specifici. I malati oncologici, ad esempio, circa 100.000 in Toscana, avranno a disposizione un punto servizi dedicato che si occuperà di prenotare direttamente gli accertamenti necessari senza che siano i cittadini a farlo. Un percorso a sé anche per chi è affetto da malattie croniche, diabete, patologie polmonari o cardiovascolari, circa 200.000 in Toscana, e per le donne in gravidanza. Ma sono stati previsti anche interventi per rendere più efficiente l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche, come spiega l'assessore Saccardi. Analizzeremo luogo per luogo quanto le macchine lavorano e quanto invece possono lavorare, cominciando ad allargare le possibilità di diagnosi anche ai pomeriggi e sabato mattina. Se ci sarà bisogno di maggiore personale lo prenderemo, se ci saranno delle criticità dove questo non avviene le affronteremo e cercheremo di risolverle prima di tutto nel percorso pubblico. Entro la fine del 2016 tutte queste misure dovranno essere attuate. L'obiettivo è dare un taglio del 30-40% ai tempi di attesa per visite ed esami.